bentornati o benvenuti a un nuovo video. Io sono Cristina e oggi vi racconterò il motivo per cui dopo aver fatto 3 anni un'alimentazione completamente vegana, ossia priva di prodotti animali, ho deciso per motivi di salute di reintrodurre da circa un mesetto uova e pesce. Sinceramente non avrei mai pensato di fare questo video perché pensavo in qualche modo di aver trovato il mio equilibrio, pensavo appunto di aver trovato lo stile di vita che funzionasse al meglio per me e che fosse quello che mi faceva stare appunto al mio massimo, e probabilmente lo è, probabilmente non lo è, ma chi se ne frega, mi stavo comunque accorgendo nel momento in cui ho visto appunto i risultati, non è niente di che, adesso ve li andrò a spiegare, però che stavo mettendo appunto un'etichetta davanti alla mia salute. E quindi ho deciso di fare questo cambiamento, che potrà essere temporaneo, che potrà essere definitivo, chi lo sa. Comunque non sono qua assolutamente per denigrare o dire quanto un'alimentazione vegana mi abbia fatto male, anzi penso che sia un'alimentazione incredibile che mi ha fatto scoprire tantissime cose e che mi ha tratto tantissimi giovamenti, soprattutto venendo da un passato di malassorbimento, e quindi reintrodurre tutti questi cibi naturali, buoni, informarmi comunque sulla provenienza dei cibi e degli alimenti mi ha permesso comunque di fare uno stile di vita sicuramente molto più sano, di informarmi riguardo ad argomenti di cui non avevo la più pallida idea e di avere un occhio di riguardo anche nei confronti dell'ambiente e degli animali. Argomenti che penso tutti debbano conoscere indipendentemente dalla loro alimentazione, vegana, onnivora o carnivora che sia. Non sto qui a raccontarvi di nuovo il mio passato, la mia storia, ho già fatto un video poco tempo fa in cui vi racconto appunto di come ho avuto un bruttissimo malassorbimento dovuto a delle intolleranze alimentari circa 4 anni fa, che mi ha fatto perdere tantissimo peso in pochissimo tempo. Purtroppo mi ha bruciato tutti i villi intestinali, ossia tutti i batteri nello stomaco, non riuscivo più ad assorbire niente, tutto quello che mangiavo mi faceva malissimo, mi creava un fortissimo bruciore all'intestino, e anche dopo, quando ho scoperto appunto che ero intollerante a glutine, lattosio e nickel, ho eliminato questi elementi, ho reintrodotto, ho cominciato a mangiare diciamo le cose che potevo mangiare e che sapevo che mi facevano bene, ho continuato ad avere dei costanti bruciori all'intestino, mal di pancia almeno una volta al mese o 2 volte ogni mese, che mi causavano appunto 1 o 2 giornate completamente a letto a rotolarmi dal dolore. Ho scoperto per caso questa alimentazione, ho deciso di intraprenderla per un paio di mesi semplicemente per motivi appunto di salute, perché stavo vedendo appunto che mi stava creando dei benefici a livello del mio intestino, cioè non mi faceva più male la pancia. Poi ho cominciato a informarmi a livello etico e a quel punto non sono più tornata indietro. Intraprendere questa alimentazione mi ha giovato non solo a livello di salute e a livello educativo, perché mi ha insegnato tantissime cose, ma mi ha anche fatto scoprire una passione, che è quella per la sostenibilità, e mi ha insegnato a vedere il cibo in modo diverso, cioè come un qualcosa che può uccidere e può guarire, e mi ha fatto anche apprezzare l'unicità di ognuno di noi in quanto persone nell'interagire e nell'assorbire diversamente ogni singolo alimento. Quindi tutto quello che dirò adesso e tutto quello che dico in qualsiasi mio video e in qualsiasi What I Eat in a Day è semplicemente qualcosa che viene da me, da una persona qualsiasi che non ha competenze in campo alimentare, non è una dietologa, anzi fa tutt'altro, e dunque prendete con i guanti tutto quello che dico, perché io sto semplicemente condividendo la mia esperienza. Una cosa che può far bene a me e funzionare nel mio caso può far malissimo a voi e può peggiorare la vostra situazione. Ho sempre avuto uno stomaco molto sensibile fin da quando sono piccola, sono intollerante infatti al glutine e al lattosio, e per più di 2 anni sono stata intollerante al nickel, che è ovunque e che mi ha fatto purtroppo eliminare in quei 2 anni tantissimi alimenti, che però adesso fortunatamente non ho più, perché tutto quello che ho io sono appunto intolleranze, quindi non sono cose permanenti. E inoltre occasionalmente, di anno in anno, ci sono dei cibi che tollero di più rispetto agli altri, così a caso. Chi segue il mio canale probabilmente sa che quest'anno io ho dato la tesi, ho finito la triennale e praticamente ho avuto, come è normale che sia e come è giusto che sia, un periodo molto molto stressante. Il mio ciclo ha cominciato a essere irregolare e mi sono un po' allarmata, ma non troppo, perché ero sicura che era tutto dovuto appunto allo stress. Ero molto stressata, avevo tante cose da fare, non mi fermavo mai e pensavo appunto che tutto si sarebbe risolto dopo che
avrei fatto la tesi a fine giugno e che quindi quest'estate, prima di ricominciare, mi sarei ripresa. E così a inizio luglio, una volta laureata, ho deciso di andare a farmi le classiche analisi del sangue e anche qualche altra analisi, come i dosaggi ormonali e la curva glicemica, giusto per vedere un po' com'era la situazione, la curva glicemica in particolare, perché ho in famiglia casi di diabete e dunque solamente per uno scopo di controllo ho deciso di fare tutti questi analisi. Dopodiché ho portato tutti i risultati dal mio endocrinologo e ho scoperto di avere un problema con il colesterolo, il progesterone basso e un valore della glicemia un po' sballato. Non mi ha voluto dare alcuna pillola artificiale e sono contenta per questo, perché finché si può curare in modo naturale è sempre meglio, prima di prevenire appunto a qualcosa di medico, e mi ha semplicemente prescritto che devo mangiare 2 grammi di cannella al giorno, perché a quanto pare fa molto bene, di stare rilassata e di mangiare uova e pesce. Allora, all'inizio, ovviamente, nel momento in cui mi ha dato questa notizia, sono un po' rimasta scettica, cioè ho fatto la faccia felice davanti a lui dicendo che avrei fatto tutto quanto, ma in realtà tra me e me pensavo: ok, devo mettere più omega 3, devo risolvere questa cosa del colesterolo, mangerò sicuramente più semi di chia, più semi di lino, cercherò di stare più rilassata e tutto si risolverà. E avrei benissimo potuto continuare così, sicuramente ci avrei messo più tempo, ma avrei ottenuto gli stessi risultati. È solo che pian piano ho cominciato a farmi un'analisi e a vedere che stavo mettendo, appunto, come già detto, un'etichetta davanti alla mia salute. Diciamo, mi sono presa qualche settimana per metabolizzare la cosa e capire che cosa volessi fare, e perché all'inizio è dura, dal momento che pensavo veramente di aver trovato l'equilibrio. Pensavo veramente di aver trovato l'alimentazione che facesse per me, ed è sempre difficile cambiare opinioni e trovare dei dubbi nelle proprie stesse certezze e cambiare strada, diciamo, e compiere un cambiamento. Se c'è una cosa che l'alimentazione vegana mi ha insegnato è quella della sostenibilità e il rispetto degli animali e dei lavoratori, e di sostenere tutte quelle imprese che rispettano l'intera catena di montaggio fino ad arrivare al prodotto finale. E quindi quello che ho fatto un giorno in Puglia è stato quello di prendere la bicicletta, andare dal contadino che abitava vicino a casa di mia nonna e di comprare un uovo fresco e di mangiarlo. So che con questo video riceverò sicuramente dei commenti negativi, ma sinceramente mi interessa di più essere onesta con voi piuttosto che fare buon viso a cattivo gioco, diciamocelo. La mia alimentazione non è cambiata tantissimo rispetto a prima, l'unica cosa è che 2-3 volte a settimana integro appunto nella mia dieta sia pesce, per ora solo tonno e salmone, e uova. Ovviamente però dal momento che adesso sono informata riguardo quello che succede nelle industrie e nella grande produzione alimentare, non vado mai a comprare tutti questi prodotti al supermercato. Le uova le compro sempre dai contadini di fiducia, quelli che ci stanno ai mercatini e che hanno non allevamento a terra ma che hanno proprio le loro galline. Quindi non gli danno mangime o altro, ma gli danno semplicemente gli scarti del cibo e fanno le uova occasionalmente. Non sono, diciamo, quelle povere galline riempite di ormoni che fanno 27.000 uova all'ora. E invece riguardo il pesce provo sempre a comprare salmone selvaggio, e riguardo il tonno invece compro solamente il tonno in scatola accertato e certificato da Greenpeace, ossia in Italia mi sembra sono solo 2 o 3 le marche che attuano una politica sostenibile e etica nei confronti dei pesci che pescano, cioè accertamento che nel momento in cui vengono pescati i tonni vengono lasciati i tonni più giovani, quelli più piccoli e altri tipi di pesci che possono finire dentro la rete, e possibilmente pesce pescato esclusivamente in Italia. E queste due aziende sono Asdomar e Callipo. Quindi per il momento questo è quello che sto facendo e quello che mi sento di fare per me stessa e per la mia salute, finché appunto i miei ormoni non si bilanceranno di nuovo. Posso praticamente dire che l'80 e il 90% della mia alimentazione è ancora la stessa di prima, quindi non è che è cambiato chissà che cosa, e continuerò come sempre a fare video ricette, what I eat in a day, stavolta magari includendo nei dolci le uova, oppure qualche volta appunto mostrarvi qualche ricetta con i prodotti animali. Mi assicurerò sempre di mettere appunto la ricetta con i sostituti vegetali. Però niente, questo è quello che ci tenevo a dirvi, perché come ho già detto volevo essere onesta e sincera con voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualsiasi altra domanda. E niente,
Detto questo, noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao ciao!